Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. I campionati regionali over 60 e under 23, la festa del Molinello 2, il decimo Memorial Federico Portoso, Franco Cerri a Fermo. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Il Comitato Regionale FIB Marche, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Ancona e la Pociofila Serra dei Conti, ha organizzato i campionati regionali over 60 e under 23. Questi sono i nuovi campioni regionali. Categoria D, specialità coppia, Armando Cerioni, Giorgio Polverari, Olimpia Marzocca, i quali hanno superato in finale Giuliano Marcantonini, Eugenio Cauterzi, Durantina. Categoria C, specialità coppia, Enzo Amadio, Luciano Molinari, Campanelli Moie, i quali hanno superato in finale Franco Gregori, Angelo Scocco, Morrovalle. Categoria B, specialità coppia, Gianni Coppari, Avelino Onofri, Castelfidardo, i quali hanno superato in finale Osvaldo Cavalieri, Franco Salvucci, Villa Potenza. Categoria A, specialità individuale, Giuseppe Freschi, Barcardelli, che ha superato in finale Tarcisio Mattiacci, Morrovalle. E questi naturalmente erano gli over 60, nell'under 23, solo specialità individuale, Luca Capponi, San Bucheto, che ha superato in finale Federico Pesaresi, Fontespina. I campionati regionali over 60 e under 23 sono terminati, ma vogliamo chiudere il servizio con la dedica di Luca Capponi, campione individuale under 23. Dedica speciale a Francesco Castura. Completiamo il servizio sulla festa della Bocciofila Molinello 2 di Senigallia con altre interviste e un po' di musica e ballo. Ma lei dove ci sono le cene c'è sempre? Ma non è che ci sono, mi chiamano, mi invitano, capito? Non è che sono come qualcuno. Molinello 2 ormai è diventata una bella storia. E questa è la Bocciofila di casa, è come Ancona da Mira, come Chiaravalle, come tutte. Tu non sei di casa qui. Come no? Sono più qui che dall'altro. Ah sì? Chiedo la brava gente qua. Ma come hai mangiato questa sera? A mangiare non si può dire perché qui non si sbaglia mai. Abbiamo mangiato, che non l'ho mangiato poco, o quasi mai, la farola in salmino. Per me è stata una bontà. Per lei? Buonissima. Oh, però era buona anche l'insalata. No, l'insalata. Pomodoro, cipolle, che insalata. Che cipolla? Che insalata. No, per quello l'ho mangiato poco perché dopo devo andare a fare l'amore, allora dopo. Queste cose non si dicono. Sta distante l'amorosa, no? Ma fra poco inizierà il ballo, lei farà un ballo? No, io applaudo. Ma c'è una bella compagna di ballo se lei volesse ballare qui? Sì, te la faccio conoscere, andiamo in fondo. Dove? Guarda quante belle signore ci sono qua. Io non porgo una più sulla strada. No, guarda. È arrivato Robertino, e sarebbe questa? Allora Marinelli, ti ho detto di ballare, questa è la mia dama stasera, ti piace? Ah, sì? Sì. Oh. Ha fatto una buona scelta? Non male, non male. Oh. Scusi, lei ballerà questa sera? Forse, dipende dalla signora, di solito lei non vuol ballare. No. Con il marito no, con qualcun altro. Con gli altri? Con gli altri sì. Lei è sempre vicino a questa Bocciofila. A parte che ci sono anche come abitazione vicina, poi
sono stato per 15 anni presidente, mi fa piacere. Adesso c'è un presidente che è addirittura sicuramente molto più bravo di me, continua a fare queste cose, che raduna tutta la gente del quartiere, è una cosa molto bella. Oltre alle bocce c'è anche il ballo. Oltre alle bocce il ballo, poi chi c'ha qualche anno come me è abituato a ballare il liscio, allora va bene. Tra poco lo vedremo. Grazie. Sei balla. Ballicchio. Ha mangiato bene? Benissimo, ottimo. Ma lei gioca a bocce? Qualche volta sì. Vince o perde? Qualche volta vinco, qualche volta perdo. Però quanto ci sono le manifestazioni importanti, ci sono. Come campionati italiani. Mi hanno detto che lei sulla spiaggia quest'anno si è visto poco, come mai? Perché ho i reumatismi ai piedi, mi fa male l'acqua, allora sto... Come? Fa bene l'acqua? Cerco, sta lontano. La sabbia calda fa bene. Davvero? No? Allora domani vado. Ma sempre qui al Molinello, c'è? Sì, sempre qui, sono fedele al nostro presidente Principi. È stupendo. Vent'anni che è un nostro sponsor. Sì. Vent'anni sponsor Molinello 2. Sì. Adesso sono diventato vecchio. Una bella serata, ci è andato bene, tra amici, come tutti gli anni. E è stato il presidente. La sua dita come va? Bene. Si lamenta? Nonostante la crisi va bene, no. C'è molto impegno. Perché non pagano tanto, quindi no. È una malattia un po' di tutti. Giuseppe, lo conosciamo. Buonasera. Scusi, lei cosa fa? Costruisce auto? Sì, costruisco. Sì, le faccio. Lo sprega tutto. Niente. Poco niente. Faccio. Io sono in pensione. Allora, c'è il figlio che lavora. Esatto, c'è proprio lui, sì. Ma le piace ballare? A me sì. La signora? La signora. No, no. Lei è un grande giocatore di bocce. Ero, adesso mi sono invecchiato. Di solito uno quando invecchia migliora. Beh no, io sto peggiorando, dico la verità. Beh, grande cuoco. Complimenti per la faraona. Va bene, grazie, speriamo di continuare perché qui gli anni crescono e le gambe non funzionano più, la testa poco. No, non è vero. Un'altra mi scordo di mettere l'oliva, un'altra mi scordo di mettere il cipolla, un'altra mi scordo di mettere il sale, però dopo, alla fine mischiamo tutto e è tutto buono. Gli allievi ci sono. Gli allievi. Cosa vorrebbe dire questa sera alla bocciofila Molinello 2? Ma che grande, è una bocciofila, grazie a Dio ci abbiamo ancora questo a Senigallia. D'amore non si muore, e non bisogna spiegare, perché muoio per te, da quando ho conosciuto già il più sbagliato. Ma io vivo di te, ormai non c'è più strada che mi voglio dire, amore per te. Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te sera, e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Rose rosse per te. Thank you.
Solo 10 secondi di pubblicità, poi il decimo Memorial Federico Portoso e Franco Cerri a Fermo. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Federico Portoso, nato il 25 agosto 1989, deceduto in un tragico incidente stradale il 10 settembre del 2004, a 13 anni. Quest'anno papà Mauro, nonostante qualche problema di salute, ha voluto essere presente qui al campo sportivo comunale Cortigiani di Civitanova Marche per
il decimo memorial che ricorda suo figlio. Triangolare di calcio per giovanissimi, con tre squadre in campo, United Civitanova, il Ponte Calcio Morovale e Tolentino. Federico Portoso aveva giocato su questo campo ed aveva un grande talento. Lo ricorda Ugo Ballerini, general manager dell'United Civitanova. La manifestazione di oggi è troppo importante per noi. Siamo arrivati alla decima edizione. Certo, oggi è molto difficile mandare avanti le società senza questi signori dietro. Però per una manifestazione così ci autotesseremo, senza problemi. È andato tutto bene? Sì, sì, anche perché tre belle squadre, abbiamo visto un bel gioco. Sono tre società che lavorano principalmente per il settore giovanile ed è il motivo per cui le volevamo qui oggi. Quindi oggi c'è sempre meno voglia di fare settore giovanile, si pensa solo alla Serie A e ai grandi campioni. Ma questa è la base, se non c'è questa, domani non ci sarà la Serie A. Quindi se cominciano a capirlo, forse si organizzerà anche in modo diverso il calcio. Lo sport, come si diceva anche prima, è lezione di vita, soprattutto a livello giovanile. Poi se andiamo più in alto magari le lezioni non ci sono, anzi. È il problema che abbiamo oggi, quello che noi predichiamo qua o cerchiamo di fare qua, poi non lo riscontriamo in televisione. La televisione oggi fa vedere ai ragazzi delle cose sbagliate, ma è il motivo per cui anche in Italia a livelli alti scappano gli sponsor, perché le società non corrono più dietro a certi valori. E quindi non c'è più la voglia di investire sull'immagine o su certe squadre, perché si vedono cose che non si dovrebbero vedere. L'abbiamo ricordato tutti gli anni, ancora una parola per il nostro caro amico Federico Portoso, che non c'è più, e è una parola anche per il babbo Mauro. Allora, Federico noi lo ricordiamo volentieri perché era un esempio di voglia, di impegno e di grinta in campo e di lealtà, perché era uno che si dava da fare sempre nell'ambito della lealtà. Ecco perché lo ricordiamo volentieri, perché è un esempio per i nostri ragazzi di oggi. Poi Mauro, per Mauro questa occasione a cui lavora tutto l'anno non può che meritare di organizzarla al meglio, e direi che fino ad oggi insomma è sempre riuscita molto bene. La squadra del Tolentino ha vinto l'edizione del 2013 e partita bene anche in questa edizione. Abbiamo vinto 2-1 prima. Quindi siete messi bene? Sì, sì. E i giocatori di casa dell'United sono fiduciosi. Siamo forti? Abbastanza. Siamo forti, siamo forti. Sì. E ora ascoltiamo il presidente dell'United Civitanova, Ilario Morelli. Sono qui da sempre, da quando ero bambino. È nata questa società e sono stato vicepresidente, poi subito presidente. Mi sono affezionato a questi ragazzi, siamo un gruppo, un bel gruppo unito, e andiamo avanti. Io non tanto, c'ho poco tempo, però ecco. Cioè intorno c'è un Ballerini che è bravissimo. E ricordiamo per la decima volta, per il decimo anno consecutivo, un ragazzo in gamba ieri, che giocava ieri, ma ed era sono bravo. Passati 10 anni e è un ragazzo che era bravissimo, lo facciamo volentieri perché è una bella cosa, una bella manifestazione. E ora, senza stare a fare cronache calcistiche che non sono pane per i nostri denti, vi diciamo che Tolentino ha superato il Ponte Morovalle nel primo incontro, che ora sono scesi in campo United Civitanova e il Ponte Morovalle, mentre è arrivata Valentina, la figlia di Mauro Portoso. Shouting love at the world. Bevan, we were like cavemen.
are the defenders of the faith we are. When the thunder turns around, they'll run so hard we'll tear the ground away. E ora c'è l'ultimo incontro fra United Civitanova e Tolentino, e a quest'ultima squadra è sufficiente un pareggio per vincere il triangolare. E intanto vediamo che sono tra noi Paola, la moglie di Mauro, e Pepe, il suo affezionatissimo cane. Che dire, la strada sembra spianata per il bis di Tolentino che, come dicevamo all'inizio, ha vinto il triangolare del 2013, e vediamo che in campo si sta comportando bene, anche se l'United Civitanova ce la mette tutta. Una bella partita, un bel incontro, un bel triangolare. E noi però in questa rubrica dobbiamo chiudere per ragioni di spazio e vi racconteremo tutto quello che ancora c'è da dire su questo triangolare e anche sulla visita, come sempre, da Enzo, dal grande Enzo. Piatti così non li avete mai mangiati. Il grande chitarrista, jazzista e amico Franco Cerri lo abbiamo ritrovato domenica 24 agosto a Fermo, presso la Villa Vitali, dove c'è un bellissimo teatro all'aperto, una meravigliosa location per una meravigliosa serata organizzata dall'associazione Fiorenza Jazz, presieduta da Maurizio Cocca, sul tema Il mondo musicale del quartetto Cetra. E qui si è esibito un altro straordinario quartetto, le voci di corridoio che hanno saputo far rivivere le emozioni di quegli anni d'oro della musica italiana. Con le voci di corridoio e con Franco Cerri, un altro ospite straordinario, Enrico Intra. Così abbiamo iniziato la presentazione del servizio nella rubrica della scorsa settimana. Oggi ascoltiamo ancora qualche brano dalle voci di corridoio con Cerri e Intra. C'è tanto una manciata di stelle lassù. Piacere a te, tutto per un sorriso, sì, per un lavoro per te, perché sei donna nata per farti amare. Thank you.
che ci porterà. Ma se canteremo tu 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 da, un po' di fortuna a voi porterà. Domani chissà, domani chi lo sa, che ci porterà, che cosa porterà. Ma se canteremo tu 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 da, tu tu da, un po' di fortuna a voi porterà. Che bello, sei stato qua, anche fotografato, ti ringrazio molto. Siete stati tutti molto bravi. Eh sì, c'era il quartetto che canta, sono bravi, eh? È vero, è vero. Ha fatto piacere di vederti. Piacere a te. Grazie tanto. Sì, vuoi fare un saluto a tutti i marchigiani? Io quasi quasi mi sento un marchigiano, no? Per, certo. Sì, per cui voglio bene a tutti e mi auguro di rivederli e di avere la possibilità di passare un po' di tempo insieme. Mi piacerebbe dire un sacco di cose però a quest'ora. Questo avevo da dirti, solo questo, è stato bellissimo. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.